allora summer party è anche momento di festa, momento di vacanza per le famiglie. Io qua mi trovo con una famiglia di tutto rispetto, una mamma e moglie, un papà e marito. Sì, sono io. Chi sei tu? Tommy a canaglia. E chi è lei? Lady Muffin. E chi è lui? Canaglietta. Canaglietta? Sì, canaglietta. Tu sei canaglietta. Allora, una famiglia di tutto rispetto, perché una famiglia, una gran bella famiglia, si amano follemente loro e si amano follemente loro due, cioè marito e moglie, talmente follemente che hanno reso pubblico il loro amore. Come? Con gli atti sessuali che 24 ore su 24, 24 su 24 esprimono. Ma come si fa ad avere tanta energia? Anzi, perdonami, ma chiedo al maschietto. Allora, a noi ci chiedono sempre, ma dopo 20 anni di matrimonio che state insieme, come fate a comunque aver creato comunque questo vostro rapporto, questa fantasia erotica, le scene hard? Semplicemente perché noi non abbiamo perso la fantasia erotica, i nostri giochi erotici quotidiani, e quindi abbiamo realizzato la nostra fantasia erotica anche un nostro lavoro. Canaglietta, tu aspetta che poi ti sistema a te. Lady Muffin, ma bisogna avere anche delle eccentricità, bisogna essere eccentrici per potersi esibire al di là, sapendo che milioni di follower e milioni di persone vi seguono e vi guardano. Sicuramente un po' di esibizionismo, però noi siamo proprio come tutti gli altri, quindi non siamo meglio di nessuno. Noi mettiamo in pratica le fantasie di tutti gli altri. Siamo come tutti gli altri, siamo una coppia normale. Assolutamente, questo lo confermo, sono una coppia normalissima, lo ribadisco. Marito, moglie, figlio, qua il figlio è con noi, quindi una normalissima coppia. Ma come si fa ad arrivare a un completamento così artistico di un atto sessuale, per quanto l'atto sessuale è molto artistico? Siete seguiti? Semplicemente complicità e dialogo. Complicità, dialogo, e non avete un suggerimento da una sorta di regia? No, la regia la facciamo noi. Io mi scrivo le scene, poi me le monto, quindi faccio da attore e regista, quindi faccio tutto io, ma anche perché... E gira che ti rigira sempre lì il discorso, lui monta. Io monto, ma anche perché non ci piaceva più la scenografia degli attori, dei registi hard in questo paese, perché ormai sono vecchi, non hanno più fantasia. Però Lady Mafia, hai mai visto tu un film hard? Tutti i giorni. Tutti i giorni. C'è un regista in particolar modo che ti esprime qualche sensazione? Fake Hostel ci piace veramente tanto. Sono delle scenette, diciamo, quasi gag comiche che fanno in questo ostello della gioventù dove vanno queste ragazze, e c'è questa, però è molto giocoso, quindi ti intrattiene anche fino alla fine, non è solamente sesso, è un po' più spiritoso, quindi quello mi piace di più. Un po' un Salieri dei giorni nostri? Sì. Cosa ne pensi di Mario Salieri? È un grande, il vero, allora, per me Mario Salieri è il vero attore della pornografia. Il vero attore della pornografia. Sì, scusa. Regista. Il vero regista della pornografia. Allora, io devo essere sincero, io ho visto, perché no, dei film hard, non mi hanno mai trasmesso nulla. Se ho ricevuto dei fermi immagini, me le ha proprio creati Mario Salieri, perché lo reputo un grande della pornografia italiana. Quale sarà l'estate della famiglia Tommy a canaglia, Lady Mafi e canaglietta? Beh, andremo sicuramente in ferie al mare, adesso non so dove, però dobbiamo ancora decidere. Però l'importante, papà, è che andiamo dove c'è vagina, papà, dove c'è vulva e minne grosse, noi andiamo. Okay. Ci sto. Allora, io e te dobbiamo fare due calcoli. Primo, com'è andata a scuola? Bene. Promosso? Sì. Come? Con che voti? Voti alti? So che tu fai sport. Sì. Che sport fai? Taekwondo. E magari sei anche hai già qualche cintura? Sì, ho la cintura rossa. Canaglietta, ma questa mamma e questo papà, tu sei il loro primo fan. Sì. E i tuoi amici cosa ti chiedono? Ti chiedono intanto? No, nulla. Perché sono timidi? Boh, non lo so. Però non ti chiedono nulla. No, non mi chiedono nulla. Va bene. E tu però sei il primo fan di mamma e papà. Bravo. E comunque sia, a prescindere, questo è un consiglio che ti voglio dare io, sempre, sempre con la mamma e col papà,
perché nella vita ci sono amicizie, ci saranno fidanzate, ci saranno mogli, ma non ci saranno mai genitori. Loro ti ha donato l'universo e loro devi sempre amare. E tu da grande cosa vuoi fare? Vorrei fare il tatuatore. Il tatuatore? Sì, complimenti. Quindi studierai grafica? Sì. Sì, va bene. Lascia stare quella ragazza e ti spacco le ossa. Più o meno. Chi è? Ma... Ti sta aspettando. Ma è tua figlia. È mia figlia. Che comunque prima lei mi stava menando me, però va bene, facciamo finta di nulla, ok? Facciamo finta di nulla, noi siamo maschi e siamo superiori. Va bene, ok. Buona estate. Grazie. Allora, Tommy. Sì, sono io. Ma che bello, vieni, Lady Mac, ma che bello è sto figlio? È la nostra vita, è la cosa più bella che abbiamo. Ma pensate di mettere in cantiere altri figli? No, assolutamente no, lui è stata la cosa più bella che abbiamo fatto insieme, lo abbiamo voluto, volevamo un maschio, volevamo proprio un imperatore, infatti il suo nome Marco Aurelio è proprio da un imperatore. Un grande imperatore dell'antica Roma. Un grandissimo imperatore, lui ormai tutti lo chiamano Canaglietta perché ha preso il mio... Guarda caso da papà. Da papà, tutti ormai Canaglietta, quindi però è la nostra gioia infinita e stiamo bene così, tre è il numero perfetto e stiamo bene così. Lady Muffin, a parte il mostrarvi nei vostri atti sessuali che abbiamo... Com'è la giornata di una moglie e di una mamma? Inizia con le pulizie, poi con la spesa, le bollette. Nel frattempo c'è qua il marito che arriva. E poi intanto arriva a sistemare la spesa al marito, quando c'è. Sistema la spesa. Sistema la spesa, l'hai visto quel video? No, non l'ho visto. Perché c'è. Mi fido. C'è. E poi vabbè, si porta a casa a scuola il figlio, poi si va a prendere faccende. Quindi una reale vita naturale da genitori. E poi tante volte si penetra prima dopo, durante. E quando poi torna la sera? Mediamente due volte al giorno. Che dire, io li trovo fantastici perché è questa la bellezza della, tra virgolette, semplicità, perché qua di semplice non c'è nulla, ma è la semplicità di tutto quello che voi coppiette da casa, che noi comuni mortali ci poi rivediamo. Io vi auguro una buona estate, mi è detto che sarà comunque un'estate di vacanza, ma chi continua, oltre i milioni di follower che avete, dove vi possono trovare? Su Instagram, ci chiamiamo Sì, sono io Lady Muffin. E Sì, sono io Tommy Canaglia. Qui, vabbè, Xvideos, Pornhub, Facebook, basta mettere su Google il nostro nome e usciamo dappertutto. Quindi cercateli, trovateli, seguiteli, guardateli. Un abbraccio da Summer Party.